Da fuori è rimasta sempre lei, la ragazza sgraziata, certo, ma di certo anche un tipo. È l'Aprilia Tono V4R ABS che, se rimane identica nelle forme, cambia nei contenuti. Da fuori infatti si vede la ruota fonica, simbolo che ora c'è l'ABS sviluppato in collaborazione con Bosch. Le migliorie però non si sono fermate qui, ci sono migliorie al motore, alla ciclistica e all'ergonomia. L'abbiamo provata qui, a San Martino del Lago, ecco com'è andata. Aprilia Tono V4R ABS affila gli artigli, si fa più potente, più sofisticata e anche più comoda. Nuova sella, più imbottita e nuovo serbatoio, più capiente, arriva oggi a 18,5 litri. Lato motore da tuono, ABS 2014 riceve gli stessi aggiornamenti avvenuti sulla RSV4 ABS. Si conferma il V4 a 65 gradi con diagramma di distribuzione rivisto. Con i cornetti di aspirazione che ora sono fissi e più lunghi di 20 mm, volano dell'albero motore con più inerzia e meno attriti interni. Nuovo anche l'impianto di scarico e poi è stata accorciata la rapportatura delle prime tre marce. In totale ora i cavalli sono 170, confermata invece la coppia di 111,5 Nm. Rimane il peso di 185 kg a secco. A livello di ciclistica poche sono state le modifiche, nuova forcella, Sax da 43 mm con la regolazione dell'idraulica in compressione ed estensione separate one by one, mentre su entrambi gli stel ci sono i registri del precarico molla. È nuovo anche il setup standard delle sospensioni, ridefinito per avere una risposta più confortevole, cambia anche l'impianto frenante dotato ora di pinze monoblocca ad attacco radiale Brembo M432 e dischi in acciaio da 320 mm. Il lavoro maggiore è stato svolto quindi sulla parte elettronica della moto. Il nuovo APRC della Tuono comprende come sempre l'ATC, il controllo di trazione regolabile in corsa, ma guadagna nuove logiche di intervento. Ora infatti la percentuale di slittamento ammesso cambia anche in funzione della velocità in curva, per un comportamento ancora più omogeneo. Confermato anche il sistema di controllo di impennata, che è stato più ricalibrato per essere ancora più dolci, e il Launch Control, che è il sistema di asservimento in partenza. Non cambia invece il cambio elettronico Aprilia Quick Shift. Parlando del nuovo impianto frenante, la novità appunto è l'ABS, basato sul sistema Bosch 9M Plus. Un sistema antibloccaggio di solo 2 kg di peso, che adotta una strategia di intervento chiamata RLM, che limita il sollevamento della ruota posteriore nelle frenate più decise. È regolabile su tre livelli d'azione, track dedicato alla pista, sport dedicato alla guida sportiva su strada e rain pensato alle situazioni con scarsa aderenza. Ognuna di queste tre mappature dell'ABS, a cui si aggiunge la possibilità del completo disinserimento, può essere combinata con le tre mappe del motore, track, sport e road. Salendo sulla nuova Aprilia Tuono si percepisce subito i miglioramenti effettuati a livello di ergonomia, soprattutto a livello di sella, già, perché mentre la vecchia aveva una sella che poteva essere paragonata quasi a un compensato, tanto era sottile, ora c'è una sella vera e propria che, soprattutto sui fondi stradali, magari sconnessi, aiuta tanto ad assorbire le asperità che tanto danno fastidio. Certo, in pista questo comportamento non veniva tanto fuori, né prima né adesso, ma in strada, dove il comfort comunque è importante, è sicuramente un surplus notevole. A livello di posizione, beh, è rimasta la solita Tuono, quindi
comunque non stiamo parlando di una naked comoda per farci lunghi viaggi, la sella è alta e i polsi rimangono comunque abbastanza caricati. Non siamo comunque a livello di una super sportiva con i semi manubri, quindi si è più rialzati e questo permette anche di venire ad esempio in pista a Cremona, dove siamo venuti noi. Anche la taratura, soprattutto della nuova forcella, è qualcosa che si apprezza sin da subito. Infatti, mentre la vecchia versione tendeva a ballare e a scomporsi molto, questa, anche prendendo sconnessione ad alta velocità, assorbe comunque molto bene. Capitolo motore, beh, che dire, si è già detto molto sul V4 di casa Noale. Potente, veramente esorbitante, fin dai bassi regime offre una spinta selvaggia, quasi a livello dell'ingestibilità su strada. Questo sicuramente è aiutato da un pacchetto elettronico senza la quale la Aprilia Tuono V4R probabilmente non potrebbe neanche esistere, perché abbiamo l'antiimpennata, che è vero, è un po' brusco ma molto efficace. Abbiamo il controllo di trazione, che anche in pista serve molto, soprattutto con gomme magari non in mescola, dove la moto tenderebbe molto a scivolare, soprattutto sul posteriore. Il controllo di trazione interviene come? In una maniera che è molto intuitiva, perché per il pilota smaliziato, per quello che vuole spingere, basta settarlo sui livelli bassi, l'1 o il 2. Per chi invece magari è alle prime armi, si può settare tutto sul 5 o il 6, dare gas anche a centrocurva e la moto non farà un plissé. Mentirei se vi dicessi che ho percepito i 3 cavalli in più. Quello che si sente, semmai, è la rapportatura del cambio ancora più cattiva che sulla sorella RSV4. Qua infatti in seconda e terza marcia abbiamo veramente tanta cattiveria. Meno male che appunto c'è il traction control che tiene a bada tutta la birra che il motore mette a disposizione. Tutto questo ovviamente è anche aiutato in un ambiente come la pista dal sistema di quick shift, il cambio elettronico. Non è il più rapido in circolazione, ma sicuramente è un aiuto non da poco, sia per gli smaliziati che quindi cercano il tempo sul giro, ma anche per chi è alle prime armi e quindi magari il fatto di dover cambiare marcia tirando la frizione è solo un fastidio in più. Il quick shift invece vi aiuta in quelle situazioni in cui magari ci si trova a centro curva e bisogna cambiare marcia. In questo caso, non tirando la frizione, l'assetto non viene scomposto. Basta alzare il piede e sollevare la leva per inserire il rapporto successivo e lui entra come un fucile. Continuando a parlare di elettronica, ovviamente una grossa novità è costituita dall'ABS Bosch. Che dire, beh, il funzionamento è ottimale, si può regolare su 3 livelli, normal, track e sport, per ogni tipo di esigenza. Pensate che in pista, nella mappatura, track consente perfino di alzare la ruota posteriore, permettendo così entrate in derapata facendo scorrere il posteriore, roba da veri professionisti. Impianto frenante, beh, è assolutamente il primo della classe, le pinze monoblocco Brembo non fanno mai mancare potenza, ma anche feeling. Fattore strano questo, perché solitamente andando a pompare molto sull'impianto frenante, come sono le pinze monoblocco e la pompa radiale, si perde in modulabilità. Qua invece non abbiamo riscontrato nessun problema di sorta. Capitolo ciclistica, anche qui solo delle grandi conferme. È vero, la forcella offre più comfort, come anche il monoammortizzatore, ma nulla è andato perso nell'efficacia in pista. La moto è veramente una moto da corsa, è una RSV4 senza carene vera e propria, è l'unica naked oggi sul mercato ad essere così sportiva e a offrire delle prestazioni simili anche e soprattutto in pista. Ha un rigore ciclistico, una precisione, metti le ruote esattamente dove vuoi, è veramente una superbike senza carene e col manubrio alto. A chi la consiglierei? Beh, è presto detto. A chi magari è stanco della scomodità di una super sportiva e quindi dei semi manubri da utilizzare per strada perché troppo scomodi e caricati, ma non vuole rinunce sul fronte delle prestazioni anche in pista. Per loro la Aprilia Tuono V4R ABS saprà dare sicuramente tutte le soddisfazioni. We'll be right back.
ultimo, ma non certo per importanza, il capitolo prezzo. 16.230 euro comprensivi di tutto il pacchetto di elettronica, quindi di APRC e ABS. Certo, non pochi di questi tempi, ma sicuramente in linea con i contenuti offerti dall'Aprilia Tuono.